Il primo pilastro della dottrina sociale della Chiesa è la persona umana, la sua dignità. Il secondo è la costruzione del bene comune. Un terzo pilastro, che è sempre presente nella dottrina sociale della Chiesa a partire dalla Rerum Novarum di Leone XIII, ma che è stato esplicitato da Papa Pio XI, è il tema della sussidiarietà. Sussidiarietà. Che significa sussidiarietà? Significa che tutte le società di un ordine superiore devono porsi in atteggiamento di servizio, di aiuto, di subsidium, di aiuto e quindi di sostegno, di promozione e di sviluppo rispetto alle minori. Faccio un esempio. Io sono vescovo e il vescovo ha la responsabilità delle parrocchie e quindi ci sono i sacerdoti e poi i sacerdoti hanno la comunione con tutti i fedeli laici. Se una cosa la può fare il presbitero, il prete, il sacerdote, non la devo fare io. Io devo sussidiare una realtà come quella del sacerdote a far bene. Se una cosa la può fare il sacrestano, non è il prete che la deve fare, la deve fare chi ha quel compito preciso. Allora, questo applicato alla società significa che la priorità non è dello Stato, la priorità è degli organismi intermedi della nostra società, cioè le famiglie, gruppi di associazioni di persone, sono gli enti intermediari costituiti nel vivo della nostra società. Allora, un'entità, faccio un esempio, sentiamo la necessità di formare i nostri ragazzi e un gruppo di famiglie dice: ma perché non facciamo noi un asilo con le nostre forze? Alcuni di noi sono insegnanti, le mamme, e lo mettiamo su. Non è detto che l'asilo debba essere solo quello del comune, ma l'asilo nasce dalla società. Anzi, il comune cosa fa, se è intelligente? Valorizza queste opere che già esiste, quindi sussidiarietà, dà forza a quanto nasce dalla base. Questo è un principio fondamentale, proprio la valorizzazione degli enti intermedi, e quindi lo fa secondo i suoi principi, secondo la sua cultura, la sua tradizione. Si valorizza l'esperienza di base secondo la sua tradizione, la sua cultura, la sua ricchezza, la sua visione della vita. Faccio un altro esempio: cerchiamo di difendere la salute e di difendere la vita, e io faccio un consultorio familiare per aiutare le coppie a sposarsi, per aiutare anche nella visione della programmazione familiare. Questo, che è di natura ecclesiale, nasce dalla Chiesa, non può essere fagocitato da un'entità più grande che la regione o altro, che dice i consultori devono essere tutti così. No, la sussidiarietà dice che tu devi valorizzare la pluralità presente nella società. È un principio di libertà che si oppone allo statalismo, al potere di uno Stato che impone la sua visione a tutti. Invece è la valorizzazione della libertà e della creatività del nostro popolo.